10 marzo, ma bisognava far festa e rallegrarsi. Il vero peccato della religione è rendere Dio prigioniero dei pensieri dell'uomo. Il nostro Dio è somma, infinita, eterna libertà nella carità, ed è somma, infinita, eterna carità nella libertà. Il suo amore e la sua misericordia non hanno limiti. Ridurre Dio in proprio potere è il peccato dei peccati, è il peccato padre di ogni altro peccato. Quando l'uomo si impadronisce di Dio, il suo nome commette i più atroci crimini, le più crudeli nefandezze, i più orrendi misfatti. Giunge a sacrificare una massa di innocenti per un pensiero stupido del cuore, giustificato però in nome del suo Dio. È questa la vera piaga della religione di ieri, di oggi, di sempre. Oggi questo peccato si è rivestito di grande ostinazione, caparbietà, infinita stoltezza ed insipienza. Non è più Dio che in qualche modo viene imprigionato dal cuore e dalla mente. E la mente e il cuore che sono proclamati Dio. Dio oggi è il pensiero della creatura, il suo desiderio, le sue attese, la sua rabbia, il suo odio, la sua invidia, la sua gelosia, la sua arretratezza culturale e sociale, i suoi usi senza verità e i suoi costumi senza alcuna libertà. Questo Dio è assai triste perché è sempre contro l'uomo. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Il Dio di Gesù Cristo, quello vero, quello che Lui ci ha rivelato, è il Dio che è sempre a favore dell'uomo. È il Dio che muore per la salvezza dell'uomo. È il Dio che non uccide l'uomo. Dall'uomo si lascia uccidere per la sua redenzione eterna. È grande il mistero del vero Dio. La parabola del figliol prodigo ci rivela quanto differente è l'amore di Dio dal nostro.
Il nostro amore si chiama odio, gelosia, invidia, stoltezza, insipienza, chiusura in noi stessi, incapacità di avvicinarci al cuore del Padre. Il nostro amore giunge a negare all'altro la nostra fratellanza, non ci fa riconoscere l'altro come nostro vero fratello, da riscattare con il dono della nostra vita. Ogni religione che non vede nell'altro un fratello da redimere, riscattare, salvare, è falsa. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, insegnateci la vera religione.